Abbiamo visto l'altra volta l'estensione da insieme dei numeri naturali ai numeri relativi o interi di questo modo. Okay. Mentre i numeri naturali si distribuiscono su una semiretta, sono punti quindi distanti su una semiretta, per poter fare in modo che l'operazione di sottrazione o differenza sia interna, abbiamo bisogno di estendere n e considerare tutti gli interi col loro segno, che potrebbe essere più oppure meno. Ok? In questo modo, per esempio, un'operazione 5 meno 7 dà come risultato un numero interno a z, 2. E la stessa operazione 5 meno 7 potete vederla come la differenza tra più 5 e più 7, oppure la somma tra più 5 e meno 7, è indifferente. La sottrazione in z posso pensarla come una somma tra un numero positivo e un numero negativo. D'accordo? Poi mi sembra che abbiamo anche visto la convenzione sui segni, questo è per quanto riguarda la somma. Le proprietà dell'operazione di somma rimangono valide anche in z, identiche a quelle di n, le proprietà del prodotto rimangono identiche, delle potenze rimangono identiche. Poi la fortezza che se moltiplico due numeri interi, per esempio più 2 per meno 3, due numeri discordi di segno opposto danno un prodotto negativo, indipendentemente da quale dei due è positivo e quale negativo. Più per meno fa meno, mentre meno per meno fa più. La convenzione sui segni del prodotto, questo l'avete sicuramente già visto. Ok, ma z, domande fin qua, z non ci basta, perché così come abbiamo avuto bisogno di introdurre un'operazione inversa della somma per risolvere problemi dove sappiamo il risultato della somma ma ci manca uno degli addendi, potremmo avere bisogno di risolvere problemi come questo. Conosciamo il risultato di un prodotto ma conosciamo solo uno dei fattori, quel numero che moltiplicato per 3 dà 9, 3 più 3. Come esprimo questo risultato? No. Mi serve un'operazione che è l'inversa del prodotto, cioè la divisione. Ora fare A diviso B è uguale a C, come definita voglio dire la divisione? Dividere un numero, un primo numero per un secondo, significa trovare un terzo che è moltiplicato per il secondo mi dà il primo. In questo senso la divisione è l'operazione inversa del prodotto. Ok? Ma in questo caso fare 9 diviso 3 mi dà un numero che è in z, più 3 è appartenente a z. Ma se devo risolvere problemi come questo, il risultato non è in z. Qual è il numero moltiplicato per 2 mi dà 5? C'è un numero intero in cui doppio è 5?
intera. X in questo caso vale 5 menti, 2,5 per dir si voglia, ma questo non appartiene a D. Tra 2 e 3 non c'è nessun altro numero intero. E il risultato di questa operazione è un numero che è più grande di 2 ma è più piccolo di 3. E in Z questo non c'è, Z non basta. Ho bisogno di estendere Z a Q. I razionali, dal latino ratio, rapporto. Numeri razionali sono fatti in questo modo. Un rapporto tra interi dove B è diverso da 0. Le frazioni. Perché B non può essere 0? Perché non posso fare la divisione per 0? Questo numero non può essere 0. Per quale ragione? Perché se no il prodotto moltiplicato per secondo me non è. Certo, perché se quanto fa 3 diviso 0? Non si può fare, non è un numero. Perché trovare un numero che moltiplicato per 0 ne dia 3 in algebra non è possibile. Qualunque numero moltiplicato per 0 fa 0. Questo non esiste. Dato che qualunque sia A, anche in Q, 0 per A fa sempre 0. Qualunque sia A, allo stesso modo non posso fare 0 per diviso 0. Perché anche questo dà qualcosa che non è un numero. 0 diviso 0 può fare qualsiasi cosa. Questa è una frontiera per l'algebra, l'algebra si ferma a questa operazione. Per aggirarla, per risolvere questo problema, ho bisogno di una fetta di matematica in più, che vedrete il quinto anno. Ci sono delle tecniche che consentono di trovare, di risolvere questo tipo di operazioni, ma non fanno parte dell'algebra. Sono state inventate da Newton nel seconda metà del XVII secolo. Ok? Quindi ho una nuova operazione che in Q è interna. La divisione da due razionali dà ancora un razionale. D'accordo? E questo ci consente di integrare le proprietà delle potenze che abbiamo visto a suo tempo. Perché abbiamo visto il prodotto tra potenze, dobbiamo vedere la divisione in Q. A alla n diviso A alla m, se ho divido due potenze con la stessa base ma esponenti diversi, ottengo una potenza che ha base uguale alle precedenti e come esponente non più la somma come avevo quando moltiplico, ma la differenza n meno. Numeri razionali.
Q indica N naturali, Z interi, Q razionali, poi vedremo R reali. Poi ce ne sarebbe un altro, ma non lo saremo vedere. Ok? D'accordo? Poi abbiamo anche questo caso, A alla N diviso B alla N. Ho gli stessi esponenti ma basi diverse. In questo caso posso fare prima la divisione e poi la potenza. Potete scriverlo anche così. Usare i due puntini oppure la linea di frazione. Le potenze in Q ci aiutano anche a capire come mai, sembra che l'abbiamo già visto, A alla 0 è 1, qualunque sia A diverso da 0. Perché A alla 0 fa 1? L'abbiamo già visto questo, ma non il perché. Che A alla 0 posso sempre pensarlo come A alla N, meno N. Qualunque sia N, N meno se stesso fa 0. O no? Sì. Ma in quale caso ho una potenza con la differenza di esponenti? Se faccio una divisione. A alla n diviso A alla n. Ma se divido un numero, divido se stesso, cosa ottengo? Faccio 1. Eureka. A alla 0 fa 1. Inoltre, e questo non l'avevamo ancora visto, se l'esponente è negativo, se lavoro in Q, gli esponenti possono essere negativi. Come lo interpreto questo? Beh, alla meno n posso sempre pensarlo come A alla 0 meno n. Non zero davanti, nessuno mi impedisce di metterci. Cioè, A alla 0 diviso alla n di 1 di 2. L'esponente negativo significa scambia numeratore e denominatore. Esempio 3 alla meno 2 è 1, no? 1 su 3 alla seconda. Attenzione! L'esponente negativo non cambia il segno della potenza. Altro esempio. Meno 2, esponente negativo, fa 9 quarti. Posso cambiare il segno dell'esponente invertendo il numeratore e il denominatore e poi risolvo la potenza. Ditemi se non conoscete già, perché questo già sapete, diciamo, se non è un passo. Detto questo, torniamo un attimo alla divisione e vediamo quali sono le proprietà della divisione in Q.
dividere un numero per un altro, significa trovare un terzo numero che è moltiplicato per il secondo di il primo, però la divisione potrebbe dare il quoziente con un resto non nullo. E il resto potrebbe essere diverso da 0. Questo significa che quello che ho sopra la diffrazione, il dividendo, può essere espresso come quoziente per il divisore più il resto, se c'è. Facciamo un esempio. 7 diviso 2 non è un intero. 7 diviso 2 va come quoziente 3 e il resto è 1, cioè 7 posso scriverlo come 3 per 2 più 1. 7 divisore più resto. Nei casi in cui divido un numero per un altro e trovo che il resto è 0, okay, allora dico che il primo numero A è divisibile per B. Se ovviamente il testo è diverso da 0, se A su B da resto di personaggi molto importanti. Guardate che dico che un numero è primo, non perché viene prima di tutti gli altri. Il numero si chiama primo se, a parte lo 0, il numero esclusi quelli lì. Sì. Cosa manca? Numero primo. Questa è una O, ma dovrebbe essere una U. Se è primo, se è divisibile solo per uno e se stesso. Allora siamo al numero primo. Numero primo 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13.
determinare una regola che vi dica come trovare i numeri primi, vi darebbe il premio Lobachevsky per la matematica. È uno dei più grossi misteri della matematica, ancora assoluto, credo. C'è un bellissimo libro di Marcus Tessutoi che insegna a Oxford, si chiama Il mistero dei numeri primi. Perché sono importanti i numeri primi? Perché servono a tormentare gli studenti. Uno. Secondo motivo, in scienza avete fatto sicuramente gli atomi, ho visto qualche altra cosa. Perché sono importanti gli atomi? E qui è uguale. Gli atomi sono i mattoni con cui la natura costruisce tutto il resto. Qui è uguale, i numeri primi sono i mattoni con cui costruiamo tutti gli altri numeri. Il principio regola fondamentale dell'aritmetica è il fatto che qualunque numero prendiate che non sia primo è esprimibile in un unico modo come il prodotto di fattori primi. Quindi non è un numero primo perché è divisibile per 5, per 3 e per, oltre che per 15 e per 1. Okay. Si può scomporre come 3 per 5. Quindi sono 16, 2 alla quarta. Quindi 2, 2 alla quinta. E via dicendo. Qualunque numero prendiate si può esprimere come prodotto di fattori primi in un unico modo. Non ci sono due modi diversi di esprimere i fattori primi 32. Ma dice, ma io posso scrivere benissimo come, ne so, 16 per 2, questi sono diversi. È giusta questa obiezione? No. Ma perché? Perché 16 non è primo. Quindi i numeri primi sono non, tra virgolette, scomponibili in fattori, perché sono divisibili solo per uno e per se stessi. Tutti gli altri posso ottenerli moltiplicando tra di loro numeri primi con le potenze opportune. Ok? La fattorizzazione di un numero è una delle principali tecniche di crittografia. Quando voi andate, voi, i vostri genitori, forse non vogliono ancora, andate a usare un servizio segreto bancario, avete codici d'accesso, password, eccetera, queste possono, una delle tecniche, possono venire costruite utilizzando numeri molto lunghi, okay, la cui fattorizzazione è molto complessa da trovare, utilizzando numeri primi. Questa è una tecnica di crittografia. Cioè nascondi delle informazioni, le rende più difficili da intuire. Questo ci serve anche per un'altra esigenza. Quando abbiamo una frazione, prendiamo quella di prima, per esempio 10 quindicesimi, questo è un numero razionale. Perché è un rapporto, è una divisione tra numeri interi. Ok? Un altro esempio,
8 sesti, oppure ancora sono tre frazioni di categorie di tipi diversi. La prima è una frazione propria, perché ciò che sta a tutti è chiaro cosa rappresenta questa barra orizzontale, significa dividi, linea di frazione. Quando il numero che sta sopra, il numeratore, è più piccolo del denominatore, indipendentemente dal segno, la frazione si chiama propria, perché mi dà un numero più piccolo di 1 in valore assoluto. Però è semplificabile, perché? O riducibile, perché il numeratore e il denominatore hanno, sono scomponibili in fattori primi comuni. Dopo, tra un attimo, vediamo quali, come trovare. 8 sesti è invece è impropria. Perché? Perché il numeratore è più grande del denominatore. E 9 terzi non solo improprio, ma è anche apparente, perché il numeratore è il multiplo del denominatore. Ok, torniamo alla prima. Perché è semplificabile questa? Perché se scompongo in fattori primi numeratore e denominatore, 10 posso scriverlo come 2 per 5. Il 15 l'abbiamo già fatto prima. 3 per 5. Numeratore e denominatore hanno un fattore comune. Ok? Che può essere semplificato. Moltiplicare per 5 e poi dividere per 5 è allora posso dividere. Posso semplificare i fattori comuni e ottengo 2 terzi. Adesso la stessa frazione di prima, scritta nello stesso modo, nello stesso valore, è irriducibile, non è ulteriormente semplificabile, perché numeratore e denominatore sono primi tra loro, non hanno fattori comuni. Il 5, che ho semplificato sopra e sotto, assume un nome particolare. Si chiama massimo comune divisore. Due numeri che abbiano massimo comune divisore diverso da 1, i numeri in questo caso numeratore e denominatore, sono, rendono una frazione semplificabile. Posso dividere entrambi per il loro MCD, che è 5 in questo caso, tra 10 e 12. E una frazione, di conseguenza, diventa irriducibile o non ulteriormente semplificabile se l'MCD tra numeratore e denominatore è 1. In quel caso non è più semplificabile. Fate attenzione, perché la stessa regola, identica pari pari, vale in algebra, cioè quando numeratore e denominatore non sono più 16 lettere, ma sono polinomi. Calcolo letterale ha le stesse regole della regola, mentre che i protagonisti sono, hanno nomi diversi. La legge è la stessa. Ok? Quindi, facciamo un altro passetto indietro. Come faccio a trovare l'MCD tra diversi numeri? Primo, devo scomporli in fattori primi. Secondo, l'MCD, il massimo condivisore, è il numero formato dai fattori primi comuni, quelli che appartengono a tutte le scomposizioni, con la potenza più bassa.
Se non ce ne sono, allora l'MCD è 1. Ok? Tutto chiaro? Nel caso di questa frazione, qui qual è il massimo comune divisore tra 8 e 6? Perché 8 è 2 alla terza, 6 è 3 per 2. Il fattore comune è 2, potenza più bassa è 1. L'MCD è 2. Quindi 8 sesti divisore in 4 terzi. 4 o 2 alla seconda terzi. Quindi abbiamo usato un semplice calcolo quante proprietà ci sono. Un'altra proprietà importante delle frazioni che avete sicuramente utilizzato, se mi denominare, la proprietà invariantiva. Qualunque frazione io abbia, questa mantiene lo stesso valore se moltiplico o divido il numeratore e il denominatore per uno stesso numero. Qui questa barra verde significa divido il numeratore e il denominatore per 5, per l'MCD. Si chiama proprietà invariantiva. Cioè non varia il valore. Però devo dividere per un numero che è uguale, se è lo stesso. Prego? Ok, grazie. Sta per suonare, ci fermiamo.